UED, Andrea comunica il no al padre di Teresa Langella. Il consiglio del papà della tronista dal corso in villa, meglio se gli dici di no. Un'atmosfera da sogno, ospiti d'eccezione e tante sorprese in occasione dell'appuntamento speciale del trono classico di uomini e donne dedicato alla scelta di Teresa Langella. La tronista casertana ha deciso di trascorrere il weekend in villa con Antonio Morricone e Andrea Dal Corso. Questa sera la 27enne scioglierà definitivamente le riserve sul corteggiatore con il quale uscirà dal People Show di Canale 5. Secondo gli spoiler circolati in queste ore non mancheranno i momenti di tensione ed inaspettati colpi di scena. In particolare Andrew non riuscirà a trattenere la rabbia prima della cena in camera tra Teresa e Antonio. L'ex tentatore salutterà a muso duro la tronista e si lascerà scappare un vaffa. Non mancheranno i momenti di sconforto con la casertana che mostrerà fino al termine dei tre giorni in villa di essere molto incerta sul corteggiatore da scegliere. In tal senso sarà confortata da Gemma Galgani che si presenterà in suo soccorso dopo una crisi di pianto. Le emozioni per la Langella non finiranno qui perché, durante la festa in villa organizzata da Valeria Marini, sarà spiazzata dalla decisione del prescelto. Tra i protagonisti dello speciale Uomini e Donne, la scelta ci saranno anche Gianni Sperti, Tina Cipollari e Giulia De Lellis. La fidanzata di Irama curerà il look della tronista. Alla festa finale parteciperanno diverse coppie che hanno trovato l'amore nel corso del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. 21:37, con un leggero ritardo sulla programmazione iniziale inizia Uomini e Donne, la scelta. Si parte con un breve riassunto del percorso di Teresa Langella. Al momento dell'ingresso in villa Teresa non ha nascosto la propria emozione. Mi sembra la stanza di una principessa. Il primo a raggiungere la tronista è Antonio Morricone. Mi mancava la pelle morbida e le tue guance. . 21:40, Teresa preoccupata per il ritardo di Andrea. Il corteggiatore prima della scelta le aveva detto che non si sarebbe presentato alla villa. Questo non viene. La tronista l'autovuota e non nasconde il proprio disappunto, ma Andrew spunta a sorpresa da un lato della villa con un mazzo di rose. 21:44, entrambi i corteggiatori potranno spiare il rivale durante l'incontro con Teresa a meno che quest'ultima non decida di far chiudere le telecamere. 21:47, Dal Corso confida a Teresa la mancanza di una figura paterna quando una ragazzino e l'importanza della nonna e della mamma prima di chiedere di far spegnere le telecamere. 21:49, A questo punto Teresa decide di andare da Antonio. Tra i due scatta un abbraccio con Andrew che critica il rivale. 21:51, la prima provocazione è di Dal Corso che chiede al cameriere di portare la merenda ai bambini. Il gesto dà fastidio a Teresa che interrompe la conversazione con Antonio e si confronta con l'ex tentatore. Io amo essere bambina, essere donna e so che Antonio ha bisogno di crescere sotto tanti aspetti. I due si lasciano in malo modo. . 21:54,
Morricone riserva una sorpresa a Teresa che racconta la sua vita affacciato dalla finestra con la corteggiatrice seduta all'esterno della villa. Il giovane si commuove nel parlare della famiglia e, subito dopo, scatta un nuovo abbraccio. Andrea dal corso manifesta l'intenzione di andare via, cosa ci sto a fare oggi? 22.00, Andrea rifiuta l'invito a cena di Teresa mentre Antonio resta in camera a mangiare un panino. La tronista va a chiedere scusa a Dal Corso e Morricone perde le staffe. Il giovane esce dalla stanza e, contravvenendo le regole, raggiunge la Langella e la invita a cenare con lui. L'ex tentatore si lascia scappare un vaffa. Nonostante ciò Teresa raggiunge nuovamente Andrea dopo aver riferito ad Antonio che non è la ruota di scorta. Tra l'imprenditore e la tronista scatta una nuova discussione. 22.08, la Langella è sconfortata per la reazione di Andrew e si rinchiude in camera. In piena notte viene raggiunta da Gemma Galgani che prova a consolarla. La testa è con Antonio ma il cuore è con Andrea. Antonio è una persona limpida. Dall'altra parte la dama la invita a seguire il suo cuore. 22.11, intanto Andrea decide di raggiungere Teresa ma la casertana si rifiuta di parlare con lui. Ora sto con Gemma. La Langella confida alla Galgani che teme di fare del male a uno dei due corteggiatori. Gemma prova a rassicurarla, ora devi pensare a te stessa. La paura ti può privare di una vita meravigliosa. 22.15, Gemma dona a Teresa il manifesto del film Via col vento paragonando la storia della tronista a quello dei protagonisti della celebre pellicola. 22.20, al risveglio Teresa decide di fare colazione con Morricone. I due giovani si stringono la mano e la tronista rimarca i lati positivi del corteggiatore, nella scelta che farò penserò anche a quello che potrà essere il padre dei miei figli. I due giovani si abbracciano teneramente. Antonio e Teresa si concedono un bagno nella vasca idromassaggio e si scambiano dolci sguardi e tenerezze. Dal Corso è visibilmente infastidito, voglio vedere dove arrivano. 22.26, Andrea Dal Corso decide di non osservare più il rivale e medita di lasciare la villa. 22.28, Teresa sempre più vicino ad Antonio, la scelta sembra fatta ma la tronista cambia idea e si reca da Andrew. La tronista prova a spiegare perché ha voluto trascorrere l'intera mattinata con Morricone. 22.32, la Langella si riavvicina ad Dal Corso e l'abbraccia teneramente. Particolare che Antonio nota, questa mattina ero io che mi avvicinavo a lei mentre ora lei cerca il contatto con Andrea. 22.34, il padre di Teresa incontra Antonio e lo invita ad alzare il tiro. Mi piaci ma deve essere più tosto, lei ha un carattere duro. Il papà della tronista non nasconde le sue perplessità su Andrea Dal Corso. Se sarai tu la scelta è meglio che gli dici no perché ti vedo proiettato verso te stesso. Meglio un no che puoi uscire fuori e che ognuno poi pensa ai fatti suoi. Ecco.